Vai. Sono con Monio Valle, siamo a Roma a un festival, una festa diciamo romana che si fanno la sera. E tu ti stai per esibire, sono riuscita a bloccarti al volo. Sì. Ecco, una domanda diciamo d'attualità. Cosa ne pensi di Tsipras in Grecia? Tu hai appoggiato la lista Tsipras che si faceva al politico greco? Sì. Sì, è stata un'esperienza importante, anche entusiasmante nel momento in cui l'abbiamo fatta. Nel frattempo molte cose sono cambiate e ancora di più la leadership europea ha confermato la sua vocazione autoritaria e antidemocratica, perché interferisce nelle vicende di un paese e lo ricatta con i soldi, ricatta un intero popolo su questioni finanziarie determinate e create da altre dirigenze, dai conservatori e dai socialdemocratici. Tsipras in fondo governa da solo 6 mesi. Ora il problema è che purtroppo la situazione è molto molto negativa, la Grecia è molto molto isolata e credo che Tsipras stia tentando di fare quello che può, anche abdicando ad alcune promesse e scelte elettorali, però purtroppo la situazione è veramente molto molto pesante. Io credo oggi che o si forma un movimento di opposizione a questa politica europea voluta da quel partito unico, perché oramai sedicenti socialdemocratici e conservatori sono un solo partito, oppure non c'è via di uscita. Ma un solo paese può fare poco, pochissimo, bisogna agire a livello europeo e speriamo che prima o poi si riesca a creare una forza europea di opposizione seria, non populista e demagogica, che prenda in mano le sorti della nostra povera Europa, che è un assoluto disastro. Sì, perché diciamo se cade la Grecia ci sarà una reazione a catena, no? Con altri paesi deboli della Comunità Europea. In generale la situazione è molto pesante, ci vorrebbe un'altra politica, ci vorrebbe un'altra visione delle cose, bisognerebbe ricollocare al centro il senso per cui l'Europa è nata, cioè un'entità sovranazionale che accogliesse le ricchezze dei diversi popoli, delle diverse genti, per creare una terra dei diritti, perché era una terra della giustizia sociale, e invece è diventata la terra delle banche, degli speculatori. Lo Stato sociale viene smantellato ogni giorno di più. È chiaro che l'Europa ha tradito se stessa, quindi i paesi più deboli sono in balia di questa situazione. Poi le loro classi dirigenti corrotte, mi riferisco per esempio al Samaras, complici dell'establishment conservatore europeo, fanno il resto. Quindi la posizione di Tsipras è difficilissima e di una estrema fragilità. Ricette? Ho detto che per me la ricetta può solo essere europea. Se ci fosse creare un movimento politico, una forza politica europea che si presenti come forza unica in tutti i paesi, ma sia una sola forza, perché come vediamo in Grecia c'è stata una vittoria travolgente della lista Tsipras, ma è come se per la dirigenza europea questa fosse stata acqua fresca. Hanno detto avete vinto, noi non ce ne frega niente, fate come diciamo. Cioè con un intervento a gamba tesa della democrazia, mortificando il senso della politica stessa, come se votare non contasse più niente. Infatti credo che la vanificazione del voto sia ormai evidente anche in Italia. Oramai il 50% dell'elettorato vota, se si va avanti così voterà il 30, il 20. Che si vede quanto poco conti votare. Qui è in gioco la democrazia, ci vuole un movimento autorevole di tutte le forze autenticamente democratiche, ma all'orizzonte per il momento non si vede. Va bene, vorrei chiedere tante altre cose, però. Ecco, confido in Podemos in Spagna e spero che Podemos abbia una vittoria trionfale in Spagna in modo che il discorso si riapra. In Italia c'è qualche personaggio politico? Non è questione di personaggi, è questione. L'Italia fino ad ora ha giocato alle divisioni della sinistra, alle divisioni del fronte di opposizione,
bisogna che questa logica delle visioni finisca, bisogna che prevalga una preoccupazione unitaria, perché la situazione è veramente tragica. Qui non stiamo giocando un'elezione alla prossima, qui si sta giocando non solo il destino dell'Europa, ma del pianeta stesso, perché le logiche dell'iperliberismo selvaggio devastano anche l'ecosistema, credono in uno sviluppo ipertrofico o comunque in una logica che si fondi sul denaro, e questo non può che portare alla catastrofe. Con l'intervista, beh, altre cose magari se ti incontro in altre occasioni, ti chiederò qualche altra cosa. Ti ringrazio per l'intervista. Ciao.